Bentornati alla notizia di Grande Fratello VIP. Oggi con le ultime notizie lì che. Vi ricordate Antonio Iorio del trono over di Uomini e Donne? Il corteggiatore è sparito dalle scene, ma ecco che fine ha fatto oggi. I telespettatori più appassionati a Uomini e Donne lo ricorderanno sicuramente, perché Antonio Iorio è stato uno dei protagonisti indiscussi del trono over di Maria De Filippi. Con il suo carattere esuberante e le sue frequentazioni all'interno del programma, Iorio ha intrattenuto molti italiani davanti al televisore durante la fascia pomeridiana. Ma che fine ha fatto oggi? Antonio è da tempo che non passa a salutare Maria, e i fan del programma sono preoccupati. Si chiedono che fine abbia fatto e come mai non si sia più fatto vivo a UD. Infatti, solitamente chi esce dal programma torna a trovare Maria quasi ogni anno, per aggiornare lei e i telespettatori sulla sua vita sentimentale. Iorio, però, è da un bel po' che non si fa vedere in TV. Durante il suo percorso al dating show della De Filippi, l'ex cavaliere Iorio si era distinto nel parterre maschile per via del suo aspetto elegante e distinto, i suoi capelli brizzolati e gli occhi magnetici hanno catturato l'attenzione di molte donne del programma. Insomma, è stato parecchio corteggiato, nonostante questo ha deciso di abbandonare il programma da solo. Capaci di catturare l'attenzione delle dame di fronte a lui, durante il suo percorso ha frequentato Elga Profili e Barbara De Santi, con le quali però non è nato l'amore. Iorio ha dovuto affrontare anche nemici all'interno del parterre maschile, come Giuliano Giuliani, che lo ha sempre accusato di essere finto. Giuliani riteneva che Iorio partecipasse al programma solo per avere un po' di visibilità, e che quindi non fosse realmente intenzionato a cercare l'amore. Dopo aver abbandonato il programma da solo, Antonio torna da Maria per annunciare con felicità il suo fidanzamento con Anna Maria Pancallo, conosciuta proprio all'interno dello show di Canale 5. I due nel 2016 avrebbero dovuto sposarsi, ma le nozze sono saltate. Antonio, in seguito, ha parlato proprio di questo in un'intervista su Vivi Roma Magazine. Oggi le persone non vogliono più fare i sacrifici. Per portare avanti una storia sentimentale, bisogna sacrificarsi. Oggi non si sacrifica più nessuno. Io, comunque, adesso sono due anni e mezzo, che cerco di andare avanti con questa storia sentimentale che ho, vediamo come andrà a finire. Diciamo che le previsioni non sono così rosee, però noi ce la mettiamo tutta fino alla fine. Gli antichi latini dicevano che la vittoria ama la cura, chi vuole vincere deve curare i particolari. Questa è stata l'ultima sua dichiarazione, perché poi Antonio è sparito dalle scene. Non si sa che vita stia facendo ora, ma l'ultima foto sui social risalente al 2018 lo ritrae in compagnia di Anna Maria. Secondo alcune fonti Antonio non sarebbe più interessato a tornare in televisione, ma chissà se un giorno andrà a trovare Maria anche solo per salutarla. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.